Marco, ascolta, ascolta, io voglio sapere qualche segreto qui, perché insomma tu sei uno dei veri Sì. fondatori della TV commerciale Mediaset, cioè sei stato lì, hai vissuto un mondo che noi abbiamo soltanto potuto sbirciare nel frattempo, se non ti preoccupare. Ma la domanda qual è l'Italia? La domanda è, ma com'erano quei tempi rispetto adesso? Dici qualcosa, C'era raccontaci. lì, c'era più budget, per C'era più ed budget, era tanti probabilmente. soldi, c'era tanti soldi, ora non c'è più niente, all'epoca c'era tanti soldi, tanta bella gnocca e si lavorava molto, era un periodo di grande creatività. Diciamo che quando sono entrato a Canale 5, che non era ancora Canale 5, è diventato una settimana dopo, abbiamo festeggiato a casa del Berlusca, dicendo che si chiamerà Canale 5. Ho detto, chiamare Columbro, no? No, Canale 5. Però c'era la voglia di fare. Berlusconi veniva giù, noi avevamo uno studio di 1 metro per 1 metro con la telecamera che aveva il contrappeso perché non stava. Non stava bene. Per cui dire. E il Telly era una rosa di plastica. Quando tombava la rosa eravamo in onda. Quando andavamo per cui avevamo delle cose abbastanza sovradimentali. Però quando avevamo bisogno di una cosa al volo facevamo, cioè c'era voglia di creare, di fare sempre cose nuove. E ce lo permettevano di fare, per cui non c'era una burocrazia che ti impedisse, ma questa cosa non va. Hai toccato un tasto dolente, Possiamo dire un eh? processo più artigianale rispetto a quello industriale di Sì, adesso. assolutamente sì. Ma c'era anche un feedback continuo, c'era anche proprio la voglia di costruire senza tanta rigidità, che Esatto, secondo me era questo che è la fondamentale. cosa bella poi per un artista, insomma, poter fare quello che vuoi fare, insomma. È un momento complicato, un momento complicato. Hai anche un suggerimento magari per noi in questo momento difficile? Voi che fate? Non ho capito. La domanda Veniamo a è campare, Marco, con la partita. Ma avete una gelateria? Quindi va bene qualsiasi consiglio, Avete una gelateria qui vicino, voi no? Qualsiasi Qui opzione, qualsiasi consiglio. No, la televisione è sempre se stessi. Più si è naturali, meglio è. Quando si è affettati, uno c'ha il microfono e comincia a fare così. Buonasera amici, volevo dirvi che questa sera, sono qua, in mezzo a questo bellissimo pubblico, straordinario, tanti baci, tanti ma che cazzo se ne frega? Deve essere vero, deve essere spontaneo e ricordati sempre che l'errore che tu fai non lo sa nessuno che è un errore. Per cui continua. Non dire, oh cazzo ho sbagliato. No, se sei in diretta un po' di cazzo, se sei in registrazione sì. Ma se in diretta l'errore deve diventare spettacolo, perché tanto nessuno sa che è sbagliato. Quindi oggi tutto Quindi perfetto, questa è tutto l'esperienza che ti aiuta chiaramente a fare salti mortali in mezzo. Io ho fatto 13 ore di diretta con Buona Domenica e lì un giorno dovevo presentare i 3-3, i comici napoletani. Dico, bene, adesso è il momento di ridere con i 3-3. Eccoli qua. Dalla guida stanno arrivando, nel camino stanno fermando, arrivano adesso, faranno ridere, faranno una cosa molto particolare che riguarda, non lo so, riguarda qualcosa che comunque ci tocca dal vivo. E adesso i 3-3, porca puttana. Allora ho fatto venire Lorella, adesso te la smazzi te in diretta, vado sul camerino, erano sulla poltrona, i piedi sul camerino, sto andando in Napoli, la partita del Napoli. Questo per dirvi i 3-3. Cosa che succede, in diretta succede questo, c'era anche altro. Un'altra cosa interessante è che c'era, stavo facendo la Giulietta Promessi Sposi, di Lorenzo, Lorella era. Chi è? Lucia, e stavo dicendo, era Lucia, se ne suggerisce, Lucia, e c'era un grande, che ridi? Amnesia, c'era uno spezzone di scena, che poi era un telo di tela, con due cavalli in legno, e con due pezzetti di mattoni che lo tenevano in piedi, sopra c'era un trabatterino di due scalini e c'era Gino Cogliandolo, no? Che dei 3-3, che faceva Don Abbondio. Eravamo di fronte, spalle al pubblico. Don Abbondio, capolite, ci sposi. Ma no, per favore, non è possibile. Sdraiato c'era un macchinista che teneva dritto, che dice,
Cioè, c'aveva le palle. No, no, sì. Andava via da me. Così. Ma io allora non capivamo perché. Scusi, dopo, ma vuoi sposare o no? Non bocci. Vuoi andare via? Bene. A un certo punto non si è appoggiato così e è venuta giù tutto diretta questo, è venuta addosso a mia Lorella, che era di tela, quindi non ha fatto niente, però si è vista fare questo fatto. E queste sono le cose che succedono in diretta. E allora un grande applauso.